Il Verona vince un altro scontro salvezza veramente molto importante. Dopo aver vinto 1-0 contro il Sassuolo settimana scorsa, ha vinto anche questa giornata, oggi appunto alle 12.30, contro il Lecce, un altro scontro di salvezza molto molto importante. Vincono un'altra vittoria di misura grazie al gol di Foloruncio, che a quanto pare in questa seconda parte di stagione sembra veramente molto ispirato sotto porta e sembra essere uno degli elementi decisivi che potrebbe portare il Verona a restare in Serie A. Sull'ennesimo assist di Suslov, alta sorpresa appunto di questa seconda parte di stagione. E se in questo momento il Verona è fuori dalla zona retrocessione, ad attualmente più 2 dalla zona retrocessione, attualmente al 13° posto, a pari con il Cagliari che ha vinto ieri. E dall'altra parte invece il Lecce sta iniziando a soffrire veramente tanto e inizia a rischiare grosso. Con la vittoria appunto del Verona scende in zona retrocessione il Frosinone, che nessuno si sarebbe mai aspettato fino a qualche mese fa, che ha appunto solamente 24 punti, con il 19° posto il Sassuolo con 23 punti. 17° c'è l'Udinese con 24 punti, ma l'Udinese deve ancora giocare con la Lazio e giocherà domani sera. Però al 16° posto c'è appunto il Lecce, che ha già giocato ed ha solo 25 punti, ovvero solamente più 1 dalla zona retrocessione, dove l'ultimo slot che appunto portano in Serie B è occupato appunto al Frosinone con 24. Ovviamente deve ancora giocare l'Empoli, che giocherà fra poco appunto contro il Milan. L'Udinese deve giocare domani contro la Lazio, ma ovviamente lo scontro salvezza si sta facendo sempre più interessante e sempre più squadre iniziano a rischiare veramente grosso. Il Verona sicuramente bisogna fare dei grandissimi complimenti, perché per una squadra che hanno smantellato completamente tutto, hanno venduto tutti 16 cessioni nel mercato invernale e hanno fatto un profitto circa di 50 milioni circa, e hanno preso giocatori che conosceva praticamente solo il direttore sportivo e nessuno li conosceva gli altri. Sicuramente essere fuori dalla zona retrocessione con quella rosa, dopo aver smantellato tutta la rosa, è sicuramente un grande successo e da fare complimenti sia al direttore sportivo, sia a Baroni e sia anche alla squadra per crederci continuamente, nonostante appunto non sia la stessa rosa della prima parte di stagione. E secondo voi chi retrocederà, a parte appunto la quasi scontata Salernitana? Secondo me il Lecce sarà una di quelle squadre che, secondo me, parere personale, retrocederà. Ditemi la vostra, secondo voi retrocederà? Chissà, sicuramente per la partita di oggi il Lecce è riuscito a tenere testa al Verona, però è stato veramente molto molto sfortunato e ha preso anche 2 pali e quindi ha mancato 2 grandi occasioni da rete molto importanti, che appunto il palo ha negato l'eventuale pareggio, ma appunto un risultato che favorisce di gran lunga il Verona, che vola appunto fuori e sempre più lontano possibile dalla zona retrocessione. Quindi ditemi la vostra nei commenti. Ciao.